Una serata memorabile all'Hotel Federico II di Jesi, una serata di quelle che capitano una sola volta ogni 50 anni. L'Aurora Basket festeggia il suo cinquantennale e lo fa in grande stile, curando ogni dettaglio di un evento fatto di ricordi storici, indelebili, e che fanno della società aurorina l'emblema dello sport di Jesi. Tanti gli invitati, quasi tutti coloro che hanno fatto parte di questi 50 anni della pallacanestro jesina e non solo, dal sindaco Bacci a Richard Mason Rocca, dal Fiero Latini e Roberta Fileni a Michele Maggioli, dai soci fondatori agli allenatori delle imprese più grandi, fino ai protagonisti di oggi e di sempre, come l'amministratore unico Lardinelli o i giornalisti che hanno seguito dalla nascita le gesta dell'Aurora. Ci stiamo impegnando come soci per portare avanti questa società ed è difficile giornalmente essere lì, sistemare le cose e portarle avanti. È un peso gravoso, come ha detto anche prima Livio, che non possiamo portare avanti da soli. Ci vuole l'aiuto di tutti, ci vuole l'aiuto degli sponsor, dei soci, dell'amministrazione che ci è sempre vicina e ci vuole l'aiuto soprattutto di quei tifosi che abbiamo visto ai playout che ci hanno fatto vincere i playout, perché noi abbiamo vinto i playout grazie a loro e grazie a loro siamo ancora qui. Emozioni e ricordi a non finire con i racconti dei protagonisti e con un video celebrativo di tutti i successi della società che fonda le sue radici nella storica palestra Novelli. Un'occasione non solo per ricordare, ma anche per riflettere su quanto si sta facendo e su quello che si possa fare per il futuro dell'Aurora Basket, con speranze e richieste di collaborazione per affrontare al meglio i prossimi anni, ma anche con gli auguri che da più parti fioccavano nella speranza che si possa un giorno festeggiare addirittura il centennale del club. Si può parlare di futuro se abbiamo un primo sponsor e stiamo lavorando per trovarlo. Se va in porto quella trattativa che stiamo portando avanti, ci sarà un futuro radioso per tutti noi e ce lo auguriamo perché ve lo meritate tutti. Grazie.